Lo stage, per quanto si tratti di un training e non di un rapporto di lavoro, è certamente un'esperienza formativa che i ragazzi del Marco Polo non dimenticheranno facilmente. Ci riferiamo a 16 studenti neodiplomati che, grazie a finanziamenti previsti dal POR Regione Puglia, PONCI 5, fondi strutturali europei, hanno avuto la possibilità di inserirsi per 2 mesi in diverse realtà produttive della capitale britannica. Li abbiamo intervistati nella stazione di Charing Cross al termine del primo giorno di stage, luogo che sarebbe diventato anche in seguito il punto di riferimento serale per scambiare due chiacchiere, fare una passeggiata o mangiare qualcosa prima di tornare nelle rispettive famiglie ospitanti. Io sono stata in una specie di ferramenta, allora avevano robe per la casa, giardinaggio e io non conosco i termini, infatti alcuni venivano a chiedere a me, io rimandavo da... Però cioè, sono stata in cassa a imbustare ciò che compravano, poi la signora mi ha fatto anche provare a scannerizzare, a spingere i vasi in cassa. Se qualcuno veniva che portava qualcosa indietro, io la portavo a posto, sono andata in giro per il supermercato a ordinare, cioè, spostare il detersivo al posto giusto. Cercavo l'email su siti cinesi in modo tale da trovare studenti che venissero a studiare nella scuola. 165 siti in cinese, 3 ore e mezza, mi sono freschissimo direi. Lavoro in una scuola di inglese che si occupa principalmente di corsi, di preparazione per le certificazioni. Lavoro con Carla, principalmente facciamo lavoro di segreteria, quindi molti elenchi, certificazioni, lavoro di ufficio, nel senso rispondere alle chiamate, rispondere alle richieste di informazioni degli studenti. Io faccio design di siti web per questa azienda e Roberto invece fa il contabile. E ci troviamo benissimo. L'azienda fallirà. No, ci troviamo veramente bene, tranquillo. Abbiamo una scrivania nostra, un computer, un telefono. Però oggi mi hanno fatto chiamare praticamente più o meno in una trentina di stati per confermare delle prenotazioni grosse, anche di 100.000 pounds, importanti. Oggi ci ha dato da mettere in ordine le varie fatture, in ordine di compagnia, data, quando sono arrivate, quando la merce è arrivata, e ci ha detto anche che da domani cominceremo a metterle in Excel, perché vuole fare una cosa, diciamo, elettronica. Siamo concessionaria di macchine lussuose, abbiamo trasferito dati, quindi abbiamo usato database, Excel e queste cose qua. Sì, allora sono stato a Traveland, che è un tour operator insieme a Omar e a Roberto, e io lavoro nel sales department, ossia nel dipartimento delle vendite, e ho il compito di organizzare attraverso delle agenzie più piccole dei viaggi oppure di trovare degli appartamenti per dei clienti che si sono rivolti a Traveland, all'agenzia. Interessante. Sì, è stato molto interessante perché ho potuto parlare sia attraverso internet, attraverso email in inglese e anche in altre lingue, e sia attraverso il telefono, quindi linguisticamente un'esperienza molto importante. Al termine del primo giorno di stage, qui e là, traspare un certo disorientamento, si credono se ce la faranno. I tutor del Marco Polo che le accompagnano in questa fase di start-up sono pronti a dare loro una mano. I ragazzi li incontriamo ogni giorno per chiedere come è andata l'esperienza di lavoro e se hanno dei problemi da risolvere, ne parliamo durante l'incontro, oppure vengono contattati telefonicamente, parliamo col tutor aziendale, chiediamo al tutor aziendale anche se ci sono dei problemi, interveniamo qualora e quando i ragazzi hanno chiesto aiuto nel caso ci siano state delle negatività. Per la verità li abbiamo trovati abbastanza pronti, entusiasti e molto propensi a sottolineare la positività di questa esperienza. Per loro essere a Londra è già un obiettivo forte, un'opportunità irripetibile, e quindi già per questo sono molto motivati. Sono stati anche abbastanza elogiati in ambito lavorativo, e quindi questo ha accresciuto la loro motivazione. Allora un grande in bocca al lupo ai ragazzi del Marco Polo.